Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video su everyeye.it. Il mio primo video finalmente su questo canale. Devo essere sincero, mi sento un po' emozionato perché è come se io stessi caricando un video sul mio canale per la prima volta. Quindi c'è un po' una certa emozione perché ho una certa responsabilità addosso. Quindi non scassate. Comunque ragazzi, allora eccoci qui su su Killzone Shadowfall, come avevo annunciato precedentemente nel mio canale, per farvi vedere un po' il multiplayer, in teoria come è fatto e bla 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 bla. Allora, innanzitutto andiamo uno sguardo al menu di questo multiplayer. Cosa abbiamo? Abbiamo le zone di guerra, che sono le modalità di gioco, quindi qua sono chiamate zone di guerra. Abbiamo la carriera, che sarebbe la caserma, quella uguale diciamo a Modern Warfare 2 e tutti comunque i Call of Duty, che ci fa vedere le sfide che abbiamo. Possiamo andare a cambiare, possiamo andare a creare le nostre classi, comunque possiamo andare a vedere un po' tutte le sfide che abbiamo sbloccato, tutte le varie cagate appunto che abbiamo acquisito nel corso di queste multiplayer. Abbiamo la personalizzazione, dove possiamo andare a personalizzare tipo le nostre tag, le nostre voci, comunque una buona personalizzazione del personaggio. Invita alle partite, abbiamo anche i bot offline, cosa che noi non andremo a fare ovviamente. Quindi andiamo a sfogliare una zona di guerra, andiamo a fare quest'oggi una partita deathmatch a squadre, 24 player, ok, quindi un classico deathmatch a squadre. Una partita faremo. Vi dico una cosa, io non sono amante dei giochi futuristici, però devo dire che questo multiplayer mi piace abbastanza, anche se è davvero troppo lungo, perché non si riesce a fare punti, cioè i punti si fanno davvero in modo molto molto lento, e quindi appunto salire di grado e sbloccare le varie armi è davvero troppo lento. Questa è una cosa che a me non piace, ma comunque il multiplayer come meccanica di gioco mi piace, anche se questo è un classico deathmatch a squadre. Comunque un deathmatch a squadre ambientato nel futuro, quindi è una cosa carina. Io non avevo mai giocato un Killzone, questa è la mia prima occasione appunto di giocare un Killzone in multiplayer. Devo dire che mi sta piacendo, anche se come detto prima non sono amante di giochi futuristici, preferisco i giochi diciamo ambientati nell'arte contemporanea, cioè nel tempo contemporaneo oppure nel passato, ma i giochi futuristici non sono il mio forte. Comunque questo gioco mi sta piacendo nonostante tutto. Allora siamo entrati in partita, quel che è. Dobbiamo scegliere un punto di rigenerazione e dobbiamo andare a scegliere gli armamenti. Io solitamente uso l'assaltatore, che diciamo quello che va in giro per la mappa ad uccidere un po' tutti. Quindi andiamoci a spawnare. Come vedete la grafica di questo gameplay, cioè di questo videogioco in generale, la grafica è davvero fantastica. Si vede che è una next gen, certo non è ai livelli di un PC, lo contraddirò sempre, lo dirò sempre. Comunque mi piace come videogioco, è un gioco abbastanza bello, ha buona grafica, la mira si muove abbastanza fluida, non è scattosa. Il gioco va forse a 30 o 60 fps, non mi ricordo. E intanto tu devi morire, facciamo la prima kill. Attenzione a questo Jumpitech già, che vuole uccidere tutti in modo violento, lento, potente. C'è uno con lo scudo, c'è uno con lo scudo. Allora, quello scudo praticamente quando me lo potrei mettere anch'io, e intanto sono morto. Però l'ho ucciso sto stronzo, perché la mia granata ha vinto. Comunque ragazzi, se volete altri video, gameplay, mi sta rianimando, posso accettare la rianimazione. Questa è una cosa che non la sapevo. Per esempio adesso so che le persone possono rianimarmi. Io non lo sapevo, quindi questo è il bello del live. Comunque come stavo dicendo prima, se volete altri gameplay su questo videogioco, su questo canale, oppure magari altri video di altri videogiochi su questo canale, fatemelo sapere con un bel like, così sia io che il team di everyeye.it possiamo capire che appunto questo video è stato apprezzato. Perché se no un bordello. Dico, perché cazzo vi faccio il video per voi? Quello è cattivissimo. Qualcosa che vuole è cattivissimo, perché vuole spararmi. Quindi dobbiamo stare attenti. Intanto mi sta sparando ancora. Sì, vabbè, tranquillo, non voglio morire. Sì, è un gioco abbastanza difficile, perché sono mappe, non sono grandissime le mappe, almeno in team deathmatch, per quello che sono riuscito a provare. Ho tirato il telefono perché continuava a vibrare. Comunque non sono mappe grandissime per quel che sono riuscito a provare. Quindi 24 player su questa mappa sono... Tanto... No, volevo lanciargli una granata, ma purtroppo non posso fare tutto il pro in una volta. Le partite durano abbastanza, non sono corte, non sono lunghe, durano il giusto. Funziona ovviamente anche a punteggio, bla 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 bla. Intanto che cos'è che mi sta sparando? Cioè perché mi ero irritato? Non capisco. Allora, le mappe ancora non le ho giocate tutte. Questa è la mappa che sto giocando per la prima volta. Le ho giocate 3 o 4. Non mi ricordo onestamente quante ce ne sono. Comunque ne ho giocate un pochetto. Questa non l'avevo appunto mai giocata, quindi è anche nuova per me. Lanciamo una granata. Queste granate fanno malissimo, cioè seriamente, queste granate fanno troppo male, cioè ammazzano sempre quando ti capitano. Anche se sei
Qua se cado muoio, secondo me. Anche se sei un pochetto distante alla granata, queste granate ti ammazzano, cioè sono strapotenti. Allora, vediamo di trovare qualche nemico. Questo è uno scudo amico perché è verde, come potete vedere. Questi scudi, prima di distruggersi, devono ricevere un determinato... Per spiegarvi le cose, io sto morendo. Questi scudi, prima di distruggersi, devono ricevere abbastanza colpi, perché sennò altrimenti non vanno giù. E quando voi siete dietro lo scudo, la cosa bella è questa. Ricevete sì i proiettili, ricevete a tutti i ti... Del 90%, cioè praticamente il proiettile. Adesso tu muori perché già mi hai rotto le palle, quindi devi morire facile. No? Non vuoi morire? Devi morire, semplicemente. Devi proprio stannarti e farti male. Allora, vediamo se la mente non mi inganna di riuscire ad aggirare. Non aggiro nessuno perché sono un po' scrauso. Comunque, ne ho visto uno dentro al pulmino lì. No, ok, allora aspetta, vediamo di scovare qualche nemicozzo. Perché sono... Quanti siamo intanto? Ok, io sono alla mia posizione investita a 10. Premendo il touchpad del controller vengono fuori, diciamo, le statistiche della partita. E devo trovare questi nemici, perché altrimenti è un po' monotona la cosa. Intanto qui stanno piazzando torrette a non finire. Torrette a XD. Cioè... allora, vi faccio vedere un'altra cosa. Premendo il tasto destro del mouse si attiva, insomma, uno scudo protettivo, tipo uno scudo appunto che mi protegge dai colpi. Come avete visto adesso ho ricevuto danni da quello che mi sta sparando, però non mi ha fatto un granché. Poi ovviamente mi hanno sparato in due e sono morto. Mentre col tasto sinistro possiamo attivare lo scudo che avete visto prima, che adesso tenterò di piazzarlo in modo tattico. E bla bla bla. Comunque questo gameplay, se non avete capito, è appunto per spiegarvi un po' le meccaniche di gioco. Adesso piazziamo lo scudo. Come avete visto adesso l'ho piazzato. E io posso stare tranquillamente qua dietro ad ammazzare tutti. Almeno che non mi prendano da dietro. Sì, infatti, se mi prendono da lì sono sfacciato. Quindi se io adesso sto qui e mi arriva un nemico di davanti, il nemico, se non ha scudo, al 90% è morto, perché io ho, diciamo, il triplo o il doppio della vita come minimo. Quindi questo scudo, se usato in modo giusto, è una gran cosa. Siccome adesso qui non arriva nessuno, mi sono un po' rotto. E adesso sti nemici li andrò a cercare io. Quello è un nemico. E sei morto con un bel headshot alla testa. E mi sembra pure giusto. Visto, se io mi concentro un attimino sul gameplay, qualche cosa la riesco a fare. Quindi adesso basta spiegare le meccaniche di gioco. Ho spiegato già il buon 90% di questo videogioco. Il videogioco ovviamente in multiplayer. Un'altra cosa che non riesco a capire è perché praticamente quando ammazzi un nemico, il nemico resta a terra. Muori. Non è morto. Aveva sicuramente un'arma più forte della mia. Praticamente quando si muore il nemico, oppure per esempio come state vedendo in questo caso, io rimango a terra. Quando appunto si rimane a terra, tu puoi sparare al nemico. L'hit marker ti viene dato, però non fai danno. Cioè devi aspettare che praticamente muore da solo. È tipo una specie di agonia, un'animazione. Però non dovrebbe fare l'hit marker. Poi non so se evidentemente serve a qualcosa. Mi vengono a prendere allo spawn. Mi sembra pure giusto, perché loro non sanno che io sto registrando un gameplay su questo videogioco. Quindi ne stanno approfittando. Dicono questo è scarso. Ma in realtà non sono scarso. Sono io che sto spiegando. E quando spiego non riesco a concentrarmi sul gameplay. Quindi adesso cosa faremo? Siccome io sono morto qui e il nemico se n'è andato qua sopra, vedremo di andarlo a scovare. Anche se ho la più vaga impressione. Oddio, eccolo qui. Eccolo qui, aspetta, aspetta, aspetta un attimino. Un attimino. Esci, no, o mi ha visto e mi sta aspettando, o è passato già. Cazzo, l'avevate visto? Cioè, io l'ho visto con la coda dell'occhio. Non oso crederci, dove è andato a finire? Che cazzo è sto coso, oddio. Vediamo di trovare qualche nemico, perché non... Intanto lì il bel cartello, what the fuck. Intanto qui è morto un nemico, quindi se io vado a fare un nemico, è morto un mio compagno di squadra, quindi se io vado a fare il giro in teoria dovrei trovare il nemico. Ma non lo trovo perché è stato ucciso. Ecco, guardate, vi spiego quella cosa. Io se sparo, hitmarker viene fuori, però non sto infliggendo danni. Cioè alla fine non mi dà punteggi né niente. Quello è morto proprio perché doveva morire. Cioè tanto già era morto, quindi quella è un'eliminazione per rendere più bello esteticamente il gioco, anche se non l'approvo per niente. Comunque dovrei fare qualche kill, perché è un deathmatch a squadre.
Oh, aspetta, ne ho trovato uno. L'ho visto sto giro. Adesso proprio devi morire. Minchia, ho una mira del cazzo, sostanzialmente. Voglio il mio mouse. Dov'è il mio mouse? Cioè, Killzone col mouse sarebbe, secondo me, un gran gioco. Vabbè, purtroppo è un'esclusiva Sony e tale deve rimanere. Perché è giusto che, che tutte le console abbiano le proprie esclusive. Alla fine uno sceglie in base ai videogiochi. Certo. Anche voi avete scelto in base ai videogiochi, giusto? Bravi, ovviamente sì. Mi sento molto Dora l'esploratrice quando dice: dov'è l'albero? Cogliona, ce l'hai di dietro. Comunque, vediamo un attimino adesso di concentrarci sul gameplay. Adesso mi starò muto un attimino, perché veramente voglio, non dico che voglio rimontare la partita, ma almeno fare qualche kill per mostrarvi qualcosa. Allora, ecco la prima. Ok, rivalsa 150. Qua ce ne dovrebbe essere un'altra. Ok, un'altra kill, visto? Basta stare un pochetto concentrati e tutto migliora. Allora, qui praticamente ce n'è un altro. Ce n'è un altro, ti ho visto, ti ho visto. Muori, 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 muori. No! Peccato, peccato, peccato. Quando ti capitano gli avversari con le armi più forti di te, è giusto che muori, perché altrimenti perché cazzo ci sono le armi diverse? E mi sembra anche giusto. Allora, però già ho fatto due kill. Da quando ho detto mi devo concentrare, ho già fatto due kill, quindi questa è una cosa abbastanza interessante. Adesso quello è un nemico che giustamente non si starà mai fermo, però io faccio una piccola cosa, gli faccio trovare una granata sulla sua strada. Vediamo se lo riesco a uccidere. No. Allora, quell'altro nemico si sta infilando in quel pullman. Adesso prova a spararlo un attimino. Ho distrutto il suo scudo. Mi sembrava di averlo distrutto a lui. Invece no. Questo è stato un fake punteggio. Lì mi sembra di aver visto un altro nemico. Infatti sto uscendo da qua. Ma vaffanculo, no? Da qui. Il mio amico è morto. E anche tu devi morire. Ok. Ok. Aspetta, switcha la pistola perché devo ricaricare. No, c'era la torretta che mi ha fatto malissimo. Queste torrette sono davvero insopportabili, ma va bene lo stesso. Allora comunque dai, come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un like, perché che altro il videogioco in sé vi deve piacere, perché ognuno guarda il... un attimino. Ok, mi sembrava un nemico. Ognuno guarda i video in base al videogioco che proprio che gli piace. Quindi se appunto questo videogioco vi piace e se volete altri video su questo game, su questo videogioco, fatemelo sapere con un bel pollicino. Se avete altri consigli, magari dite: Giampi, gioca a un gioco, vedrò appunto di accontentarvi. Console, PC, quel che cavolo sia, non è un problema. Tanto io sono qui per far gameplay e questi continuerò a fare. Proverò a farli principalmente multiplayer, perché mi divertono di più, onestamente. Quello nemico, e non lo ucciderò mai, perché quando si corre, prendere i nemici è davvero difficile. Però, se la mente non mi inganna, adesso io dovrei riuscire a ucciderlo. Ma tanto è già morto. Bravi, avete fatto il lavoro sporco per me. Io oggi sono qui per girare sulla mappa. Vieni qua, caro mio, non morire. Minchia, l'ho ammazzato. No. No. Infine, oh, ok. Basta infierire sugli amici, perché non è una cosa buona e giusta. Allora, prima che finisce la partita, che sta quasi per terminare, voglio uccidere qualcun altro. Tanto avete visto che con la granata lo scudo si è distrutto, perché la granata infligge appunto molti danni. Quindi è come se noi avessimo sparato per mezz'ora. Quindi proviamo ad andare un attimino qui a vedere se trovo qualche nemico, che in teoria questa... Ops. Corpo a corpo. Oh, per Dio, questo corpo a corpo è bruttissimo. Il corpo a corpo praticamente gli dà una pacca, un colpo con il calcio dell'arma e il nemico muore. Per esempio adesso. È divertentissimo, perché me li sto facendo tutti così. Aspetta. Dai, un altro corpo a corpo. Dai. Dai, oh no. Sì, dai, serie di 3 uccisioni, non ci credo, 3 uccisioni con... Un'altra. Non ci crederò mai. Aspetta, ne voglio fare un'altra, seriamente. Sono allo spawn nemico, praticamente. Missione compiuta 500, non ci credo. 3 uccisioni con... anzi, 4, quante cavolo ne ho fatte, davvero stra divertente. Allora, no, lo spawn praticamente adesso è cambiato, perché giustamente tutti siamo venuti qua. Comunque, la mia fazione ha vinto, sono morto. Quando la mia fazione ha vinto. Comunque ragazzi, come sempre vi lascio qui su questa gaffe fantastica che ho fatto di uccidere tutti con il colpo dell'aria, come se io andassi da qualcuno, gli do un colpo di joypad e lui muore. Cioè, una cosa che non si può vedere. Comunque in questo videogioco tutto è possibile. Come sempre, se vi è piaciuto, invito a lasciare un bel pollice in su. Se volete altri video, fatemelo sapere con un commento. E ciao ciao.